Consigli per rinascere dopo aver vissuto una relazione tossica. Il passo più importante da compiere per riprendersi emotivamente dopo aver avuto una relazione con un o una narcisista è quello di mettersi al centro del proprio mondo, prendendo coscienza che non può esserci altra persona se non se stesso o se stessa che può prendersi cura, rispettare e garantire protezione e stabilità emotiva. Trattare se stessi come vorremmo che gli altri facessero con noi è l'unico modo per tenere lontano le persone che intossicano la propria esistenza con i ricatti, le manipolazioni e i sensi di colpa. Dopo aver interrotto la relazione con il soggetto narcisista, è indispensabile non farsi riagganciare e continuare a verificare se la persona è cambiata per alleviare il proprio senso di vuoto e la sua mancanza. Il o la narcisista patologico non cambia mai. Quando è presente il desiderio di tornare ad avere una relazione con un o una narcisista, si innesca un processo di scissione e di rimozione, secondo il quale si separano i ricordi negativi da quei pochi positivi e si rimuove tutto ciò che ci ha fatto male, ricordando solo le sensazioni di piacere che le sue parole procuravano quando raccontava quanto amava e teneva alla nostra persona e alla nostra relazione. Tali parole però non si sono mai tradotte in azioni e tantomeno hanno costituito la base per avviare un progetto di vita comune. Ritornare sui propri passi, sulla spinta della nostalgia e della mancanza, può essere evitato solo ricordando il dolore e le aggressioni verbali e fisiche ricevute. In questo modo si eviterà di confondere la dipendenza e l'ossessione con la mancanza di un rapporto sano. In molti mi scrivono chiedendomi se è normale il periodo successivo alla fine di una relazione con una narcisista o con un narcisista che stanno vivendo. Il periodo che segue la fine di un rapporto con un o una narcisista è molto complesso e doloroso da attraversare e può essere paragonato al disturbo post-traumatico da stress. Il disturbo post-traumatico da stress si manifesta come conseguenza di un fattore traumatico estremo in cui la persona ha vissuto o assistito ad un evento che ha implicato morte o minaccia di morte o una minaccia all'integrità fisica e psicologica propria o di altri. La risposta si caratterizza con paura intensa, sentimenti di impotenza, di paura e l'evento traumatico viene rivissuto frequentemente con ricordi spiacevoli che si manifestano sotto forma di immagini, pensieri e incubi che portano a sentire come se l'evento traumatico si stesse ripresentando. Si presenta come un disagio psicologico che contempla difficoltà a concentrarsi, l'irritabilità o scoppi di collera o pianto, l'ipervigilanza ed esagerate risposte di allarme. L'insorgenza del disturbo post-traumatico da stress può presentarsi anche a distanza di mesi dall'evento traumatico e la sua durata può variare da un mese fino ad arrivare alla sua cronicità. I sintomi di chi vive il trauma del narcisismo sono assimilabili al disturbo post-traumatico da stress e sono forte agitazione di paura, nervosismo, ansia, rabbia, senso di perdita, timore. Perdita di appetito, depressione, scarso o nessun interesse nel raggiungere i propri obiettivi di vita, perdita di entusiasmo e, nei casi più gravi, mancanza di volontà di vivere. Difficoltà nelle relazioni sociali, significativa diminuzione della socialità e paura di incontrare di incontri con potenziali partner. Comportamenti autodistruttivi come abuso di alcol e droghe, promiscuità sessuali, pensieri ossessivi per attenuare il dolore della perdita, isolamento, diminuzione e azzeramento delle relazioni amicali e familiari, instabilità emotiva, significativa diminuzione delle strategie di difesa, difficoltà a prendere decisioni nella vita quotidiana, sentirsi travolti da sensazioni di disperazione, percezione di essere paralizzati o bloccati,
Disturbi fisici come cambi di umore repentino, indebolimento del sistema immunitario, scompensi ormonali, emicrania. Disturbi del sonno, pensieri ossessivi, pensare continuamente alla relazione con il narcisista, cosa fa, con chi sta, se gli manco, se mi pensa, eccetera, eccetera. Perdita di fiducia in se stessi, irritabilità e sensazione di perdere la testa, forte dipendenza dal narcisista pur sapendo che questa persona non è salutare per sé, ma allo stesso tempo incapacità di farne a meno, percezione di non riuscire a sopravvivere senza il o la narcisista. Immagino che se stai guardando questo video, alcuni o tutti questi punti li hai provati sulla tua pelle. Una domanda sorge spontanea a questo punto: come va affrontata la fase traumatica dopo che si è interrotta la relazione con un o una narcisista? Quando si interrompe la relazione con un o una narcisista, si acutizza la reazione di dipendenza, di ansia da separazione, che diventa tanto più forte quanto più tempo trascorre dall'ultima volta che si è visto o vista. Probabilmente dopo aver tentato più volte di separarsi dal o dalla narcisista, pur non riuscendo nell'intento, perché il senso di solitudine e i pensieri ossessivi hanno spinto nuovamente verso di lui o verso di lei. Si arriva ad immaginare che quello che si prova sia vero amore, poiché non si riesce a farlo, ma in realtà è solo dipendenza. L'unico modo per liberarsi da un narcisista o una narcisista è quello di evitare qualunque contatto con lui o con lei e chiedere aiuto ad un professionista. L'ipnosi, che mi ha aiutato a rinascere quando io mi sono trovata a vivere questa situazione, è un ottimo aiuto per lavorare sulle proprie emozioni e pensieri disfunzionali che non consentono di interrompere questo circolo vizioso. Separarsi da un o una narcisista è difficile, ma se fai tuoi questi pensieri troverai la forza per superare le tue paure. Nessuna persona si può sostituire a te ed aiutarti a liberarti dal narcisista o dalla narcisista. È una battaglia che devi condurre da sola o da solo dentro di te. Accetta l'idea che la persona amata sia o non sia una narcisista, senza possibilità di cambiamento, è solamente una perdita di tempo aspettarsi che il narcisista cambi, modifichi o riconosca i propri comportamenti. Il narcisista non cambia. È solo un tuo potere uscire dal tunnel emotivo in cui ti trovi e rinascere. Non credere di non essere in grado di affrontare questa situazione. Esiste un'alternativa alla relazione con il narcisista. Il dolore della perdita sarà molto forte, ma sarà sempre inferiore a quello che il narcisista o la narcisista ti farà subire nel corso della relazione. Passare in rassegna questi pensieri ti permette di prendere contatto con le tue emozioni e la realtà che stai vivendo. Il processo di liberazione passa per l'assunzione di responsabilità delle proprie azioni e con l'accettare che nessuno ha il potere di renderti felice o infelice. Ognuno è l'unica persona in grado di individuare ed appagare i propri bisogni e successivamente di condividere parte della propria vita con una persona sana e non con qualcuno che vuole sostituirsi a te, ma che in realtà vuole solo piegarti al suo volere. La partner o il partner di un narcisista non viene visto come realmente è, ma è una pedina, uno strumento funzionale a colmare i vuoti che il o la narcisista vive. La strada per la liberazione è quella di partire da se stessi. Se vuoi percorrere questa strada insieme a me, con il mio aiuto, contattami al link che trovi nella descrizione del video e sul mio profilo. Un abbraccio e al prossimo video.